Come saranno strutturati i costi per i futuri piloti di droni e che materie si andranno ad attenzionare? Dunque, allora, per i futuri piloti di droni, allora, sono 16 ore di teoria la formazione e 5 ore di pratica. La nostra scuola, tra l'altro, prevede anche un corso sul simulatore di 5 ore. Va bene? Poi, nelle 16 ore di teoria, le materie sono la meteorologia, per studiare l'ambiente, la circolazione aerea, per studiare quello che riguarda la navigazione in genere, quindi gli spazi aerei. Poi abbiamo l'impiego dei droni per quanto riguarda l'aerodinamica, aerotecnica e l'impiego tecnico-operativo del drone stesso, quindi i programmi relativi al drone per quanto riguarda l'operatività, cioè le missioni che potrebbe compiere. E poi la legge, la normativa, 4 ore di normativa, soltanto per studiare quelli che sono i limiti operativi, diciamo, sotto forma di legge che riguarda i droni. Perciò quello che può fare il drone nell'ambito delle leggi che vengono emesse dall'ENAC, che sono quelle che derivano dalle ASA e a livello europeo. Quindi la normativa a cui opera l'ENAC, oppure a cui diciamo sottostà l'ENAC, non è altro che la normativa EASA, che è la normativa europea. Quindi in base a questo, poi formato, diciamo, il pilota si è formato, conclusa la parte diciamo, teorica e quella pratica. Tra diciamo, la parte teorica e quella pratica c'è un esame. Quindi deve fare un esame, superata la parte teorica, superato l'esame teorico, inizia ad applicare la pratica e quindi di conseguenza poi finita la pratica ci sarà ovviamente un esame pratico di volo, perché quello di teoria l'avrà già superato, altrimenti se non supera la teoria non può fare neanche la pratica. E così si svolgerà, diciamo, il corso per un pilota di droni. Grazie. Non è poco impegnativo come si pensa, perché l'aspetto più importante di tutto è la serietà professionale con cui si svolge il corso. È importante questo, perché altrimenti non deve essere sottovalutato, perché non è un modellino, ma come ho detto prima, è un aereo a tutti gli effetti. Occupa uno spazio aereo soggetto al codice di navigazione. Questo è importante.